quel disegnino, quella rete, ha una caratteristica molto particolare tra le tante, piace ai matematici, perché una delle domande che verrebbe da chiedersi è quanti salti mediamente ci sono tra un nodo e l'altro, perché in un sistema di relazioni è interessante capire, per andare da uno all'altro, quanti salti devi fare. Un numero piccolo, vedrete che i salti sono 3-4, ma con 1 miliardo di persone, secondo voi quanti salti ci vogliono mediamente per andare da uno all'altro? 5. Non tantissimo. Ci sei andato vicino. 7 è una cosa che ai sociologi piace molto, perché sono i gradi di separazione di uno che si chiamava Millikan, cioè ha provato a mettere delle lettere in giro per il mondo con dei destinatari assolutamente ignoti, e si è accorto che le persone che le hanno raccolte erano richieste di mandarle a qualcuno che conoscevano, perché quel qualcuno le potesse recapitare a quello che non conoscevano. E mediamente si sono accorti che in 7 salti, dovunque tu mettessi, già. Ma adesso vi faccio una domanda ancora più buffa. Se invece che 1 miliardo fossero 10 miliardi, quanto cambia la strada? Non voglio rovinarvi la cena. Nel caso di 1 miliardo sono 6,9. Il numero di passi medi, nel caso di 10 miliardi sono 7,3, cioè è una rete che tra le tante cose connette insieme qualunque numero di cose, è terribilmente compatto, è un oggetto internet ad esempio che diffonde benissimo l'informazione. Adesso stiamo scherzando su un giocattolo, perché è chiaro che il modello che vi ho descritto è entro certi limiti un gioco. Ma è un gioco straordinariamente rappresentativo di molti fenomeni che avvengono quando voi non avete un sistema di valori universalmente riconosciuto, quando le dinamiche dei rapporti cambiano molto profondamente, quando esistono in sostanza delle fasi di transizione profonde. La cosa che io volevo mettere in rilievo, adesso non so se è chiaro, primo, che questo modo di ragionare per relazione tra le parti non è tradizionale. Io non vi ho mai detto cosa c'è nelle scatole. Qui noi abbiamo ragionato soltanto nell'ipotesi che la forma, il disegnino, rappresenti tutto. Noi stiamo usando lo stesso disegnino per discorsi sull'economia, sulle reti sociali, sui terremoti, sulle frane, su internet. Cioè stiamo facendo un'operazione che è arrogante dal punto di vista intellettuale. Cioè noi stiamo sostenendo che la cosa che conta è la forma delle relazioni, e il disegno delle relazioni non è come sono fatte le scatole. La seconda cosa, stiamo descrivendo una cosa che è indipendente dalla scala, che a suo modo è un frattale, stiamo descrivendo una macchina che potete considerare una macchina che genera l'ingiustizia, ma è anche una macchina che genera catastrofi. Quindi è un sistema apparentemente semplice e innocuo, ma che contiene al suo interno dei cambiamenti inattesi. Tutte queste cose che noi stiamo dicendo sono, dette in altro modo più pomposo, le caratteristiche di un sistema complesso. Un aeroplano è complicato, ma per fare un aeroplano c'è un disegno. Magari c'è 1 milione di pezzi, ma se rimettono un telo bianco su un campo da calcio e vi mettono tutti i pezzi e vi danno quella cinquantina di volumi, ammesso che uno abbia anche poi insomma gli attrezzi idonei, e uno si mette lì e comincia, mette una rondella, poi mette la vite, poi avvita. È un sistema che ha un progetto. Questo disegno che vi ho fatto vedere non ha un progetto, è una regola quasi idiota che, replicata n volte, genera un oggetto curioso, diciamo così. Cioè è lo stesso meccanismo che usano le formiche per fare un termitaio. Un termitaio non ha un progetto. Un termitaio nasce perché ogni formica sente i feromoni delle altre e si comporta ripetendo dei comportamenti relativamente regolari. Ma se uno vi descrivesse come si comporta una formica, se non l'avete visto, un termitaio non ve lo immaginate. I termitai sono tutti diversi tra di loro, ma visto uno, visti tutti. Perché cos'è che li lega? È la struttura, è la forma, è in realtà il modello che li ha generati. Questo ha molto a che vedere anche con l'arte contemporanea e con molte attività intellettuali. Noi stiamo descrivendo la transizione da un'economia basata sull'industria a un'economia basata sulla conoscenza, non è un caso. Che l'Italia ci comportiamo come formiche.
in larga misura ci sono dei comportamenti che sono così. Molte delle cose che generiamo noi come specie umana tendono ad avere quella topologia lì. Ad esempio, una delle cose che si potrebbe dire per scegliere un argomento è: questo disegnino è la spiegazione del perché l'AIDS è difficilissimo da fermare. Perché quel disegnino, che potremmo anche definire, sono degli hub, no? I sistemi che collegano. Bene, è la statistica media dei rapporti sessuali tra gli esseri umani. Una statistica di quel genere non è immune, non ha nessuna immunità all'attacco. Quella rete è internet. I virus girano benissimo su internet. Internet non ha al suo interno nessun sistema intrinseco di sicurezza, non c'è una soglia al di sotto della quale l'informazione non gira. Qualunque cosa voi, questo è stato dimostrato da un italiano che si chiama Alessandro Vespignani con un brillantissimo teorema matematico, quella distribuzione tra i legami assicura che l'informazione raggiunge qualunque punto. Qua è questa cosa qua, vuol dire che l'informazione raggiunge qualunque punto? Sì, infatti, e vi ho anche detto che aumenta il numero, aumenta pochissimo il numero di salti, e lì la diavoleria. Cioè tu passi da 1 miliardo a 10 miliardi e il percorso medio che deve fare il virus per raggiungerne 10 invece che 1 è sostanzialmente lo stesso. Ma questo perché? Questo perché? Perché la topologia ha una cosa che si chiama coda spessa, cioè quella cosa che abbiamo definito prima come cigno nero. Cioè quella distribuzione rispetto ad altre distribuzioni ha molti più casi anomali, cioè ha molti più soggetti che hanno moltissimi legami. Quei soggetti che hanno moltissimi legami, anche se sono pochi, rendono la rete enormemente compatta. Cioè quello che conta di quella rete non è tanto la quantità di soggetti isolati, ma la presenza di pochi, relativamente pochi soggetti che connettono. È un discorso di funzionalità, quindi una rete che è strutturata così è una rete che garantisce una funzionalità maggiore. Se per funzionalità tu intendi la trasmissione di informazione tra i diversi nodi. Ti faccio una domanda. Il cervello, per esempio. Per fare quasi la stessa cosa. Cioè, le reti neuronali sono improntate a questa allora, qua? Allora, qui la premessa è che un cervello è incomparabilmente più complesso di qualunque macchina che noi oggi siamo in grado di fare. Quindi nessuna macchina che noi oggi possiamo pensare di costruire è nemmeno lontanamente paragonabile al cervello umano. Allora, quando io parlo di intelligenza artificiale, preferirei parlare di machine learning, che è un pezzetto dell'intelligenza artificiale, che è quella che si basa sulle reti neurali. Un meccanismo di machine learning è sicuramente in grado, con o senza processi di apprendimento, di distinguere e categorizzare informazioni in un modo che a volte è strabiliante. Però, rispetto a quello che è il cervello umano, non c'è proprio niente da paragonare, non è commensurabile. La frase che il cervello umano è così complesso che rappresenta l'universo è perfino, come dire, un'ingiuria al cervello umano. Però, sì, quella non è una rete neurale. Se dovessi fare una rete neurale, quella dell'intelligenza artificiale sono fatte diverse. Quello è internet. Io vi ho cercato di portare quella cosa per mettere in rilievo degli aspetti che sono l'importanza della forma, la topologia. Lì dietro c'è un'altra cosa, voi siete abituati a misurare in metri, lì si misura in salti, non in metri, e lì non c'è sopra e sotto in una rete così, c'è la contiguità. Quindi è un modo di ragionare che somiglia molto di più alle rune celtiche che non agli algoritmi, intendendo ad esempio i sillogismi di Aristotele. Quella roba lì, e questo è uno dei primi punti, somiglia molto di più al pensiero orientale di quanto non somigli al pensiero greco post-socratico. Quella roba ricorda moltissimo le cose di Democrito, che Dante metteva all'inferno perché diceva Democritos che il mondo a caso pone. Somigliano moltissimo a una delle due figure intellettuali su cui Marx si misura, che è il Pantarei di Eraclito. Quello è un processo dinamico che scorre. Quello non è un meccanismo logico, gerarchico, statico. Quella cosa è interessante perché abbiamo descritto come si crea. La complessità di quel sistema deriva
da due cose: dal fatto che c'è il meccanismo di attaccamento preferenziale, ma dal fatto che io la creo e la costruisco e la aumento. Se io usassi un meccanismo statico, la rete che genero non ha quelle proprietà. Ma se io rompo questo schema, per cui in uno di questi casi, cioè quello che voglio capire è qua la caratteristica, cioè, uno di quei è casi, che il legame è uno, no? Sì. C'è un pezzo separato, per come è fatta quella rete lì, infatti, ma questo, se volete, adesso mi porta lontano, siccome quello ricorda molto internet, è uno dei più begli esempi, secondo me, dopo San Pietro, di come gli intellettuali truffano chi ha i soldi. Internet è nata perché l'hanno pagato i militari. Come sono stati gli scienziati? Molto abili, gli hanno detto: voi avete a che fare con i sovietici, che sono cattivissimi, quindi bisogna fare una rete che resista alle bombe. Quindi se ci date tanti soldi, noi colleghiamo le università americane, distribuiamo la potenza di calcolo e costruiamo un sistema che dovunque gli infami sovietici buttino la bomba, mantiene il funzionamento. In realtà è una truffa, perché come tu hai rilevato, quella rete ha una topologia tale per cui se io taglio un posto, isolo un pezzo. Perché ho detto San Pietro? Perché anche Michelangelo avrà convinto il Papa che se gli dava tanti soldi quello serviva per la grandezza sua. In realtà Michelangelo ha fatto un'operazione in cui c'è addirittura il rapporto senza il Papa tra Dio e gli uomini. Quindi in generale è tipico degli intellettuali puppare il denaro per fare quello che vogliono loro e convincere i potenti. Allora, questa è una delle componenti che mi rende anche sereno rispetto al futuro.